Una presentazione in grande stile per una squadra, il Gragnano Sporting Club, che si affaccia alla stagione del ciclismo dilettantistico con rinnovata fiducia. Il vernissage stagionale della formazione giallonera di patron Carlo Palandri si è tenuto nella sala conferenze del Polo Tecnologico di Lucca. 13 ciclisti in organico che saranno guidati dal giovane direttore sportivo Massimiliano Dinucci, affiancato da quest'anno da un personaggio storico nel mondo del ciclismo dilettantistico come Marcello Massini. Ghiotte novità anche nel parco corridori, sono ben 13, dei quali solo 5 confermati e ben 8 i volti nuovi. In realtà non erano presenti Federico Monti, alle prese con qualche problema fisico, e l'ucraino Andriy Orlov ancora in patria dopo i recenti fatti, ma che nei prossimi giorni dovrebbe sbarcare in Italia. Carlo Palandri si coccola i suoi ragazzi con gli occhi e traccia le linee guida di un 2014 che si augura possa riservare soddisfazioni, ma senza che tutto ciò diventi necessariamente un assillo. Il problema è veramente fare sport ora in un momento così difficile per l'economia, però la passione ci fa fare questo, ci diamo da fare. Anche quest'anno siamo riusciti a allestire questa formazione, che spero che sia una formazione importante sul nostro territorio. 21 anni di attività per il Gragnano, un'età nella quale parecchio tempo fa si diventava maggiorenni, tante le difficoltà per proseguire l'attività ed un budget sempre oneroso anche a livello di elite under 23. Fondamentale perciò avere al fianco uno sponsor forte come Gesam Gas Luce e significativa la presenza del presidente avvocato Giovanni Jacopetti. Approfitto dell'occasione per dire che ha cambiato nome, ora si chiama Gesam Gas e Luce, anche se sulle maglie non abbiamo fatto un tempo a scrivercelo, perché abbiamo voluto dare anche col nome il segnale di questo nuovo settore dove ci siamo impegnati. E appunto, un po' a mo' di slogan, cerchiamo di mettere in luce gli sport più significativi che abbiamo sul territorio.